Ma questo ha avuto ovviamente un primo momento di esplosione quando un giornale di Teheran ha scritto che su YouTube circolavano certe immagini di Khatami che stringeva la mano a due donne non parenti suoi, due sconosciute. Questo immediatamente ha dato origine a editoriali sui giornali iraniani, soprattutto dei quotidiani conservatori radicali come Kayhan, il più influente quotidiano radicale, il quale ha accusato Khatami di non rispettare le basilari principi dell'Islam, oppure di essere talmente naif di cadere nella trappola che gli era stato teso dai conservatori e dalla CIA o dall'amministrazione americana o chissà da chi. Qui siamo attorno all'11 giugno, ai primi di giugno, in cui esce il trafiletto. Dopodiché c'è una seconda ondata la settimana successiva con la smentita ufficiale di Khatami, che non è più non si tratta più delle dichiarazioni rilasciate dai suoi collaboratori, dicono forse ha stretto la mano non sappiamo, in ogni caso Khatami non voleva, ma una netta smentita con l'accusa che questi filmati sono falsi. E c'è stata una polemica, questa volta sono stati i giornali sostenitori di Khatami a dare spazio a queste smentite e a mettere in dubbio l'autenticità del filmato. Poi c'è stata una terza uscita quando sul sito di una giornalista, signora Fatemeh Rejai, che è la moglie del portavoce del governo, che poi nel frattempo portavoce del governo ha assunto anche il Ministero della Giustizia in Iran, che chiede la condanna, il processo e condanna di Khatami e ritiene opportuno che venga spogliato dall'abito talare, dall'abito religioso. Questo ha immediatamente un eco nelle alcune scuole teologiche, tra quali le due più importanti, quella della città santa di Qom e della città di Mashhad, dove c'è il grande mausoleo del Imam Riza. Raccolte di firme, proteste, manifestazioni contro Khatami e contro questo suo atto che avrebbe dissacrato l'Islam. C'è una quarta fase, che già siamo, se non mi sbaglio, a fine luglio, che alcuni di questi studenti delle scuole teologiche di Qom e Mashhad si rivolgono ai tribunali del clero delle due città denunciando Khatami e chiedendo un processo per verificare se l'ex presidente ha veramente commesso qualche reato che avrebbe recato danno all'immagine dell'Islam in quanto uomo di fede. Il tribunale del clero di Qom non ha ritenuto che questa denuncia sia di sua competenza, perché i fatti non sono avvenuti nella città santa e Khatami, l'ex presidente, non risiede in questa città, e l'ha mandato al tribunale di Roma. Io credo che l'abbia fatto soprattutto per togliersi una patata bollente e mandare tutto il dossier nella capitale. Giudici ancora non si sono espressi se questo dossier che hanno aperto a nome di Khatami dar luogo a procedere oppure archiviarlo, hanno parecchio tempo e io credo che una risposta verrà quando la campagna elettorale entrerà alla fine dell'anno nel vivo, perché poi in primavera in Iran si vota sia per il rinnovo del Parlamento che anche per scegliere il nuovo presidente. Questo è stato un aspetto più volte giustamente sottolineato dalla stampa italiana, vale a dire la strumentalizzazione di questo caso da parte di alcune fazioni, nella fattispecie quelle che adesso pare continuo di più per gli equilibri politici del paese. Ma strumentalizzazione fino a un certo punto. Allora, la legge islamica, se interpretata se ci affidiamo all'interpretazione del grande Ayatollah,
proibisce, se non in casi eccezionali, che non membri del clero, ma qualsiasi uomo musulmano credente stringa la mano o tocchi una donna non consanguigna o apparentato, diciamo con un grado di parentela di primo grado. Pertanto, se ci teniamo a questa interpretazione della Sharia, Khatami, in quanto un uomo di fede, un religioso, ha commesso un reato, cioè almeno non si è comportato secondo le regole. O Khatami si fa messaggero e portavoce di un rinnovamento dell'Islam, oppure sta nel torto. Pertanto non c'è stata una strumentalizzazione. O Khatami non ha fatto attenzione a chi stringeva la mano, allora dovrebbe essere più attento, oppure ha voluto comportarsi in un modo in Occidente per avere le grazie e le attenzioni dell'Occidente e poi rinnegarlo in Iran, allora l'accusa è di opportunismo e non mi pare un'accusa molto degna per un signore che vuole guidare una nazione e riformarlo. Oppure Khatami vuole rinnovare l'Islam, allora abbia coraggio e lo dica. Io non credo che la colpa bisogna darlo, per quanto è successo, a chi ha utilizzato questo filmato contro Khatami. La colpa è di Khatami, che non assume una posizione chiara per sapere cosa deve fare. Io in un articolo che ho scritto dirigendomi a Khatami ho detto: o chieda scusa perché ha commesso un errore e si sottometta al giudizio del tribunale del clero, perché lei non ha rispettato i dettami dell'Islam, oppure abbia coraggio e rivendica la necessità di riformare questo Islam. Quindi in pratica Udine, nella piccola, placida, tranquilla Udine, si sono consumate delle due l'una: o una prefigurazione di ciò che sarà, o forse è già ma non lo vediamo, oppure l'ennesima fiammata di un regime che passa. Io ho scritto che disgraziatamente le sorti del riformismo in Iran sono finite in mano a due signori dell'Udine. E questo credo che dimostri la gravità della situazione in Iran e la profondità della crisi che sta attraversando il paese, che una stretta di mano, o anzi due strette di mano, possano incidere sul futuro di una nazione che ha 7.000 anni di storia. Senti, tu peraltro mi hai confidato di conoscere personalmente l'ex presidente. Come la sta vivendo questa vicenda? Credo molto male, credo che lo sta vivendo molto male, perché come ho detto all'inizio, lui non pensava che questo suo atto avrebbe avuto ripercussioni in Iran e nemmeno che si sarebbe saputo in Iran. Pertanto credo che lui sia molto preoccupato per questo fatto, anche perché al di là della sua smentita, la sua accusa di falsità e non autenticità del filmato, lui sa che non è così e pertanto sa che deve rispondere a certi ambienti religiosi, altrimenti la sua carriera politica può finire e con lui il riformismo come è pensato da Khatami e dai suoi, cioè mantenere il regime islamico però rifacendone la facciata.